Eccoci a Bruxelles, meta di destinazione dei ragazzi del progetto Prossima Destinazione Europa, accompagnati qui studenti del liceo classico Carlo Troia e liceo scientifico Riccardo Nuzzi di Andria per visitare il Parlamento Europeo nella sede delle sedute non plenarie. Ad accompagnarli naturalmente giovani democratici e rappresentanti del PD. Credo che oggi sia quanto mai essenziale entrare nei luoghi che diventano sempre di più i luoghi delle grandi decisioni. Credo che come PD, grazie alla disponibilità dell'onorevole Gentile, abbiamo dato prova a questi ragazzi di una vicinanza alle scuole, ma a loro che la politica è soprattutto passione e fare esperienza come quella che abbiamo vissuto qui questi giorni. L'interesse comune del gruppo, quindi non solo dei giovani democratici, ma dei ragazzi che hanno avuto questa possibilità, sarà quella di continuare questo percorso. È nostra volontà coinvolgerli attivamente per tutti quelli che saranno i prossimi appuntamenti, quindi sicuramente la sinergia che si è creata in questi giorni favorirà questa fusione calda. Cos'è per te l'Europa oggi? L'Europa è opportunità, l'Europa è crescita, l'Europa è mettersi in gioco. Grazie all'Europa soprattutto i giovani, giovani imprenditori, giovani studenti hanno la possibilità di mettersi in gioco attivamente grazie ai finanziamenti che vengono messi a disposizione dalla stessa Unione Europea. Quindi sta a noi saperli cogliere, cercare di affrontare il futuro in maniera critica, consapevole, con tutte quelle che sono le situazioni e gli strumenti che oggi abbiamo a disposizione, cercando non di contestare ma di agire per migliorare. Allora, innanzitutto noi con questa iniziativa abbiamo proprio voluto dare la possibilità a tanti giovani, soprattutto, anzi, molti diciannovenni, diciottenni, abbiamo anche alcuni molto giovani, giovanissimi, abbiamo dato l'opportunità di far conoscere, proprio di testare cos'è l'Europa, non solo con la visita al Parlamento Europeo, ma anche proprio vivere un'altra città, una capitale europea come quella, come quale può essere Bruxelles. Abbiamo respirato aria nuova, abbiamo vissuto una cultura diversa rispetto a quella alla quale siamo abituati, quindi cioè, anche questa è un'opportunità che i giovani hanno ricevuto, ma non solo i giovani, anche noi comunque abbiamo fatto esperienza sia personale sia proprio con i giovani. Cos'è per te l'Europa? L'Europa per me è una sfida nel senso che l'Europa deve diventare un contenitore che raccolga e mette insieme diverse culture, diverse lingue, diversi modi di fare e insieme creare qualcosa di utile, quello che potrebbe essere lo sviluppo e il progresso di questa nostra società. La visita al Parlamento Europeo è stata animata naturalmente dall'onorevole Elena Gentile, che ha spiegato ai ragazzi come si muove oggi l'Unione Europea, quali sono gli obiettivi e gli scenari. Tanti gli argomenti trattati, dalla Brexit alla sanità, passando per tutti i temi d'attualità che contraddistinguono i dibattiti in sede di Parlamento Europeo. Le difficoltà non mancano, ha ammesso l'onorevole Gentile, ma l'Europa è determinata a superare ogni tipo di ostacolo. L'Unione Europea, conclude, deve diventare sempre più una casa accogliente per tutti i suoi cittadini e voi giovani siete i futuri protagonisti della nostra Europa. E dopo le parole dell'onorevole Gentile, gli studenti hanno una nuova visione d'insieme sull'Europa. Per me l'Europa è necessità. È l'unica opportunità per migliorare le cose del Mezzogiorno e delle questioni internazionali. È il futuro economico di tutti gli Stati membri. È opportunità. Per me Europa è garanzia di sicurezza e futuro. È un ponte che unisce. L'Europa è una gran bella scommessa. È semplicemente forza. Per me l'Europa è coesione, rispetto e lungimiranza. L'Europa è simbolo di pace, sicurezza, benessere e libertà. È accoglienza, integrazione e solidarietà. L'Europa è casa. Per me l'Europa è noi, per me l'Europa è Erasmus. Per me l'Europa è unità. Dovrebbe essere meno chimerica, meno utopica e più concreta. Per me l'Europa è condivisione. Per me l'Europa è una seconda casa. L'Europa è la prossima destinazione. Da Bruxelles per News24.City, Davide Suriano.